Ci sono molti posti qua in città, io poi secondo di questa città in questo momento, nei quali la musica va avanti, sono ospiti internazionali, cose, ci si vede tutto qua. E poi ci sono posti come questo nel quale i musicisti vengono a suonare. La differenza sostanziale che c'è stata nel jazz italiano sino agli anni 70 e gli Stati Uniti, diciamo per accomunare anche il jazz in Francia, è che tutti i mutamenti che venivano nella società e nella musica erano in osmosi uno con l'altro e uno dava all'altro. C'è stata un'interazione. Qua sembra che questa roba non esista perché abbiamo una visione cameristica. Trasformiamo tutto fondamentalmente in musica da campo. Allora la mia domanda è, ma perché? Sicuramente noi non stiamo facendo la cosa giusta, per fortuna, ma neanche gli altri. Cioè, se c'è una caratteristica del jazz che è la cosa interessante, che è una musica di una comunità viva, che vive e si canta e si suona. Portate una bella guagliona, non lo so, ma portate niente, ma portate.